Partiti. Fase di studio abbastanza prolungata con iHarmony e King of Paradise, Mac Olivia, Wave of Life, La Bella Donna e Smart Event all'esterno, Rose de Picardie all'interno con King of Paradise che supera iHarmony. È partita svelta Mac Olivia che è terza di fuori e precede un altro terzetto, Wave of Life, La Bella Donna e Smart Event, poi in coda Argento Vivo di fuori, Turul nel mezzo e allo steccato Rose de Picardie. Curva di sinistra con King of Paradise che cadenza, iHarmony è secondo, Mac Olivia terzo, queste prime tre posizioni, La Bella Donna sbuca quarta, avendo all'interno sempre Wave of Life e all'esterno Smart Event, settimo è Turul, ottavo di fuori, Argento Vivo, nono in corda, è Rose de Picardie. Non avviene granché in questa fase del percorso, non è che avviene mai troppe cose quando siamo a metà della diritta di fronte, studio delle posizioni e attesa fino in curva. Questa è abbastanza la regola. Nel frattempo King of Paradise si porta sempre appresso iHarmony, Mac Olivia, Wave of Life, La Bella Donna, Smart Event, Turul, Rose de Picardie, Argento Vivo. Il leader mantiene la natura vivace e brillante quando si approccia alla curva e ha tre di vantaggio su iHarmony, comandato per tenerne contatto. Mac Olivia è lì di fuori, Wave of Life quarto in corda, ora tutti montati su una pista dove i recuperi sono non facilissimi, e allora Citti prova la fuga. Fin dove arriva, si mette il segno a 500 dal palo. King of Paradise si gira l'allievo perché ha preso vantaggio e non ci crede neanche lui. Ad iHarmony, Mac Olivia, Wave of Life, La Bella Donna, Turul con King of Paradise nettamente in vantaggio su iHarmony che ora prova l'inseguimento con Mac Olivia, La Bella Donna. Si continua a girare King of Paradise che è sempre in netto vantaggio, inseguito sempre da iHarmony. Argento Vivo, Mac Olivia e La Bella Donna, gli altri non ci sono. King of Paradise nettamente in vantaggio. I tempi giusti, il terreno, il peso ultra favorevole. Vince King of Paradise. Argento Vivo nel frattempo fa a tempo, e scusate il gioco di parole, a battere per il secondo posto iHarmony. 4-7-8. Certo, se tornava sullo standard della terz'ultima aveva peso super favorevole. Bravo comunque l'allievo andare davanti a scappare. A questo punto non si prende più. Per il secondo, Argento Vivo brucia sul palo iHarmony i numeri 478 per questa sesta corsa della giornata. Dalla postazione centrale è tutto.